Un bel viaggio che ha visto il Milan vincere a Firenze la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia 1-0, due gare, due vite, quasi 2000 minuti con furore per raggiungere la Coppa Made in Italy dal centro sportivo Vismara Puma, House of Football. Un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Toma può partire a campo davanti, può prenderlo tutto e accelerare. Linsley Toma lo fa, ne salta una, ne salta due, poi il triangolo con Piemonte e Linsley sul secondo palo. Cosse! Solo profumo di gol al secondo minuto. Il Milan mette subito là la Fiorentina. La slovena va a prendersi i palloni in mezzo a due. Kajan, l'appoggio per lungo. Jos Dottir, la punta del piede di Grimshaw, allontana Tucceri dalla lunga distanza, incolla il pallone ai guantoni Selena Bob. Bergamaschi esce bene dal binario, Aslani che adesso fa correre Vale Berga che va via, poi cerca il piede forte, la sterzata, il pallone in aria, una bella giocata di Bergamaschi a Gar Tucceri prima di Rachele Baldi. Uno contro uno che va sul secondo paratone di Selena Bab che mette in corner, attenta, attentissima, il portiere rossonero nega il vantaggio alla Fiorentina. Toma, Piemonte, mano di Agard, calcio di rigore netto solare, non dice nulla allora Agard e allora calcio di rigore. Aslani dagli 11 metri, il vantaggio del Milan al minuto 31, la apre Kosovare Aslani, Milan 1, Fiorentina 0. Attenzione a lungo, la parata di Babe, poi Amar Lund e arriva il gol del pareggio della Fiorentina all'ultimo secondo del primo tempo con Amar Lund. Arnadottir, questa è una bella palla, Baldi esce altrettanto bene. Grimshaw la rimette verso Piemonte, di testa! Esterno della rete, Martina Piemonte più in alto anche delle braccia del portiere. Arnadottir è partito sulla destra con grande falcata, ancora Gudni, trova molto bene Piemonte di prima per Toma che deve mandare Grimshaw, ancora una volta esterno della rete, ma applausi per un'azione corale delle rossonere che fanno tutto benissimo. Andami di testa lungo, attenzione perché manda in porta Kajan. Bab, paratona di Bab che esulta come avesse fatto un gol e ipnotizza Kajan, tira giù la saracinesca e la qualificazione, ora possiamo dirlo, è del Milan. Parata straordinaria di Bab che aspetta, temporeggia, studia l'avversario, allunga il gambone destro e mette in sicurezza il Milan. Finisce qui, il Milan raggiunge la semifinale di Coppa Italia dopo la vittoria per 1-0 a Firenze, arriva il pareggio 1-1 per effetto delle reti messe a segno da Aslani e il pareggio di Amar Lund. Il Milan incontrerà la Roma. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.